vent'anni non sarai deluso dalle cose che avrai fatto, ma da quelle che non avrai fatto. Quindi molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora, sogna, scopri e continua. Se leva sta voce narrante, non sarà detto di essere più naturali possibili per creare un video estremamente realistico. Alla fine basta uno zainetto, una camera d'aria di scorta e regolare bene le puntine dei nostri cavalli d'acciaio. Ci sono un romano, un marchigiano, un veneto e gli altri non mi ricordo. Ah sì, c'è anche uno svizzero, ma alla fine siamo un bel gruppo, dai. Questo non è l'inizio di una barzelletta, ma di un grande viaggio che si chiama... Aspetta, come si chiama? Dai, Brescia, che sennò non finiamo più. Harry è con noi, solamente che non parlerà tanto, è dietro un camion che ha fatto comprare a mamma Marossi. Secondo lui è un affare, secondo noi non lo sappiamo, però ci dobbiamo pensare. Comunque il camion è tanto camion e poco ibrido. In questo viaggio saremo noi a fare assistenza a lui, come al solito. Secondo me è il problema delle colonnine qua in Francia che hanno troppi chilometri. Benvenuti a bordo del centro truffe italiano capitanato da Henry. Ho fatto comprare questo camion a Malossi dicendogli che ci serviva per gli eventi, le feste, così in realtà ci sto andando in vacanza. E con me sto portando 8 ragazzi a bordo di moped, ciclomotori o chiamateli come volete. Sono 6 ciao e 2 sì. C'è da divertirsi perché loro non hanno mai fatto un viaggio. Io ho fatto viaggi sempre da solo, quindi sto improvvisando tutto. Quando si rompono io scendo tutto bello, allegro, contento. In realtà loro sono un pochettino arrabbiati, però il viaggiare lento è così. E sapere che con gli stessi mezzi riusciamo ad arrivare dove arriva una moto da 30.000 euro è qualcosa che mi gasa, non so come dirlo. Fa ci siamo ritrovati nel capannone di Harry per preparare i nostri motorini al grande viaggio e ripensandoci era veramente un casino, disorganizzato, c'erano chiavi di qua, olio di là, cartacce per terra, era veramente pieno, però nonostante ciò durante il viaggio, anche se c'era tutto questo disordine, io non so come, Harry ha sempre trovato un piano B e sono molto contento di ciò. Questa voce narrante è la mia, quella di Miriam di Rimini. Il mio ciao rosso dopo chilometri di durissima salita ha deciso di entrare in modalità eco, in furgone. Ma un viaggio senza imprevisti è solo uno spostamento, no?
siamo viaggiatori, non turisti. Ma domani, grazie a questo super team di meccanici illuminato da inutili lucine americane, il mio ciao tornerà super rombante. In tutto questo non ho ancora ben capito due cose. Come fare miscela e la nostra meta. Vai.